Dove sono tutti? Sono al Kalesh. Siamo pronti all'ultimo assalto. Ci siamo, tutto per tutto. Sabal sta dividendo il sentiero d'oro. Mette a rischio il nostro futuro, Ajay. È ora di finirla. Mi stai chiedendo di... Ti sto dicendo di ucciderlo. Sto usando delle parole ben precise, Ajay. Non lasciare che se la cavi così. E poi, pensi che accetterebbe il fatto che l'hai tradito prendendo le mie parti? No. Sabal deve morire per forza. Ajay, sta attento. Il sentiero d'oro ha bisogno di te. Mi servi. Ajay, da qui mi sembra di vedere le tue sopracciglia aggrottate. Cosa vuoi, Pagan? Che modi. Chiamo solo per sentire come stai. Ho sentito che i tuoi amici stanno avendo una scaramuccia. No, deve essere difficile per te trovarti in mezzo. Ah, le scelte sono difficili. Credimi, ci sono passato. A dirla tutta dovresti essermi grato per le scelte che ho fatto. Scelte come Yuma. Sono andato in televisione per servirtela. Io odio la televisione. La radio mi si addice molto di più. E tu... Tu ti sei fiondato sull'opportunità. Povero Yuma, ci mancherà. È stato difficile, ma ho scelto te invece di lei. Ma è stata la scelta giusta. Vedrai. Non lo so, vai di corsa, hai cose da fare, roba da distruggere. Ti lascio andare. Ma non dimenticare, le scelte hanno delle conseguenze. Ajay, voglio che tu sappia che non è una decisione presa alla leggera.
Zabal non abbandonerà mai le sue idee. Se lo lasciamo vivere, prima o poi darà vita a un altro gruppo di ribelli. Ucciderlo ci permetterà di unire il Sentiero d'Oro, evitando una seconda guerra civile dopo quella con Pagan. È la cosa migliore per il Kirat. Quando sarà il momento, premi il grilletto. Sono sicura che farai la cosa giusta. Ti ha mandato lei? O ti sei offerto? Cosa credi di fare? Stai insozzando l'eredità di tuo padre. Congratulazioni. Tutte le sue battaglie sono state inutili grazie a te. E la cosa più triste, fratello, è che hai consegnato tutto ad Amita. Ad Amita! Credi possa salvare il Kirat? Come? Piantagioni di droga a perdita d'occhio? Reti per impedire i suicidi nelle città dove uomini, donne e bambini sono liberi di essere poveri? Una terra di pari opportunità dove tutti sono schiavi? Ti sembra il paese dove tua madre voleva che spargessi le sue ceneri? Quindi cosa farai, fratello? Sono occupato di Zabal. Non ci posso. Mi spiace, Ajay. Doveva essere fatto. Ma non per questo è stato facile, vero? Ok, avremo tempo di pensarci. Ora invece abbiamo un paese da salvare. Bussa ad ogni porta e trova tutti i bambini. Tutti i bambini. Quando hai finito, riportali da me. Vai. Cosa succede? Ci servono altri soldati contro l'armata reale. E devo iniziare a pensare al futuro del Kirat. Abbiamo oppio da proteggere, leggi da applicare, lavoratori da mettere in riga. Quindi stai obbligando la gente a unirsi al Sentiero? Devo sacrificare la libertà per la pace. O ti metti in riga anche tu, o te ne puoi andare. No. Vi prego, lasciate i miei figli, non abbiamo altro. Vi prego. Otto. È una cosa positiva. I tuoi figli renderanno il Kirat un posto migliore. Se amate il Kirat, giratevi e tornate nelle vostre case. Altrimenti, vi faccio sparare. Perché fai così? È per il bene del mio paese.
Cosa mi dici di padre? Non ha niente da dire su tutto questo? Non importa cosa ha da dire. L'ho mandata via. Non mi serve una Tarumatara che fomenti i nostri nemici. Mandata via? Dove? Non ti riguarda. E non provare a cercarla. Badra non ritornerà.